ein Bild von Lukas Cranach, das die Ruhe auf der Flucht nach Ägypten zeigt. Qui una pittura di Lukas Cranach che rappresenta la fuga in Egitto. Und wir sehen hier dramatische Berge aufragen und ganz andere Bäume, als wir sie bei unserem niederländischen Maler gesehen haben. Qui vediamo un paesaggio più drammatico, vediamo cime montuose più drammatiche e gli alberi sono nettamente diversi da quelli rappresentati nell'altro dipinto. Besonders auffallend ist der große Nadelbaum in der mittleren Bildachse. E in particolare salta agli occhi questo albero sempreverde al centro dell'immagine, quasi in primo piano. Und auch dieses Bild von Wolf Huber ist im Gegensatz zu dem, was wir bei den alten Niederländern gesehen haben, extrem dramatisiert. E anche questa immagine, questo dipinto di Wolf Huber ci fa vedere come il paesaggio sia in contrapposizione al paesaggio olandese di prima molto più drammatico, estremamente drammatico. Ich weise hin auf die Alpen im Hintergrund. Vi faccio notare le Alpi sullo sfondo. Und das fantastische Gegenlicht. E il fantastico gioco di contrasto della luce. Und ähnliches begegnet bei Albrecht Altdorfer, wo die Landschaft, die Vegetation geradezu passend zum dramatischen Thema der Kreuzigung gestaltet ist. E anche in questo esempio di Albrecht Altdorfer vediamo come il paesaggio partecipi della drammaticità della crocifissione. Es kann gar kein Zweifel darin bestehen, dass diese Landschaftsdarstellung einen Appell an das Gemüt, an die Seele des Betrachters. E non c'è dubbio che questo tipo di rappresentazione del paesaggio sia proprio un appello all'anima, al sentimento dello spettatore. Und tatsächlich lässt sich feststellen, dass in der süddeutschen Malerei des frühen 16. Jahrhunderts der lichtschluckende Nadelbaum eine große Rolle spielt. E anche questo esempio ci dimostra come nella pittura paesaggistica dell'inizio del XVI secolo gli alberi sempreverdi o le conifere comunque rappresentino un elemento chiave nella pittura paesaggistica. Dürer widmet dem Tannenbaum sogar ein eigenes Skizzenblatt. Dürer, ad esempio, fa degli schizzi proprio sul tema abete. Und so können wir die Rolle dieses Baumes in unserem Cranach-Bild auch ganz anders bewerten. E questo ci permette di valutare diversamente anche l'immagine di Cranach che abbiamo visto prima. Das ist kein Zufall, sondern bewusst ausgewähltes Motiv. Non si tratta quindi di un motivo casualmente inserito, ma appositamente scelto. Dieser struppige Baum ist offensichtlich so etwas wie ein Echo auf die Figur des heiligen Josef. Questo albero con queste fattezze è come un eco che corrisponde alla figura di San Giuseppe. Der als Beschützer Jesu dort etwas steif herumsteht. Perché si pone proprio come solido protettore del Gesù bambino. Und wir begreifen auch, dass zwischen der Jungfrau Maria und dem Baum im Hintergrund, der sich dort sanft neigt, ein offenkundiger Zusammenhang hergestellt werden soll. E al contempo possiamo fare un paragone e un collegamento, ovviamente, fra la figura di Maria in primo piano e l'albero che più morbidamente si eleva, sinuoso. Die Landschaft hilft uns also, die Charaktere der dargestellten Figuren besser zu begreifen. Quindi il paesaggio che avvolge le figure ci permette di capirle meglio, di entrare meglio nella comprensione delle figure rappresentate. Dramatisierte Landschaften des frühen 16. Jahrhunderts in Süddeutschland gibt es in Italien weniger häufig. La rappresentazione del paesaggio paragonabile alla pittura olandese del 1600, dell'inizio del 1600, è meno presente, se vogliamo, c'è meno paesaggio. Eine wunderbare Ausnahme ist dieses Altarbild, das Filippo Lippi für die Kapelle im Palazzo Medici in Florenz gemalt hat.
E un'eccezione tuttavia rappresentata dalla pala d'altare di Filippo Medici, Filippino Lippi per il Palazzo dei Medici a Firenze. Zeigt die Dreifaltigkeit. Qui abbiamo la Trinità, die Jungfrau Maria, la Vergine Maria und Johannes den Täufer. E Giovanni Battista. Ganz oben ist ein betender Mönch zu erkennen. In alto possiamo riconoscere la figura di un monaco orante. Bis jetzt war man überzeugt, dass es sich hier um den heiligen Bernhard von Clairvaux handelt. Si tratta del santo Bernard von Clairvaux. In Wirklichkeit aber ist es der heilige Romualdo. Sembrerebbe si trattasse di questo santo appena citato, in verità si tratta del San Romualdo. Der Gründer der Camaldolenser. Che è il fondatore dell'ordine dei Camaldolesi. Über diesen heiligen Romualdo erzählt man sich eine Legende. C'è una leggenda a proposito di San Romualdo. Er habe sich eines Tages eine eigene Zelle in einen Wald bauen lassen. Si era costruito una cella personale in un bosco. Und in diesem dichten Wald wäre ein Baum sehr nah an dieser Zelle gewachsen. E in questo bosco, proprio vicino a questa cella che si era costruita, era cresciuto un albero. Deswegen der Baum schließlich von Arbeitern abgeholzt wurde. E quindi è stato dovuto abbattere dai lavoratori. Und da drohte der Baum auf die Zelle des heiligen Romuald zu stürzen. E l'albero stava per cadere sulla cella di San Romualdo. Worauf Romualdo das Kreuzzeichen schlug und der Baum fiel in eine andere Richtung. Se non che San Romualdo fece il segno della croce e l'albero cadde dalla parte opposta. Deswegen hat der Heilige hier die Spitze des Baumes vor sich liegen. Ed è per questo che rappresentata davanti al Santo vediamo la cima dell'albero. Und unten links im Bild gibt es eine Axt. E qui in basso a sinistra nell'immagine c'è un'ascia. Und die trägt die Signatur Filippo Lippis. Ed è qui che vediamo la firma di Filippo Lippi. Der Maler selber also erklärt sich als einer der Arbeiter, die diesen Baum gefällt haben. Quindi è come se l'artista stesso si rappresentasse, si raffigurasse come uno dei lavoratori, degli operai che ha abbattuto l'albero. Dieses alles erklärt wunderbar die geradezu magische Wirkung dieses Gemäldes. E tutto questo ci fa capire l'effetto magico, suggestivo di questo dipinto. Diesen geradezu Waldesdschungel, in den wir hineinblicken. E questo bosco così fitto che abbiamo davanti allo sguardo. Der in der Tat der Situation in Camaldoli, wo ein berühmtes Camaldolenserkloster sich befand, genau entspricht. Che corrisponde esattamente a un ambiente di Camaldoli, dove appunto è nato l'ordine dei Camaldolesi. Camaldoli, zwischen Florenz und Arezzo gelegen, war für die Medici ein ganz wichtiger Ort. Per i Medici, Camaldoli, che si trova tra Firenze e Arezzo, era un posto, una località molto importante. Es gab dort eine Art Sommerakademie, an der auch die Medici-Söhne teilnahmen. Infatti, qui si trovava un'accademia estiva a cui, che frequentavano anche i figli della famiglia dei Medici. Und die Camaldolenser, die sonst ein reiner Einsamkeitsorden sind, hatten ausnahmsweise in Florenz auch eine Kirche in der Stadt. E similmente i Camaldolesi, che in genere come ordine sono più tendenti all'eremitaggio, hanno in via del tutto eccezionale fondato una chiesa nella città di Firenze. Gut verständlich also, dass die Medici dieses Thema für die Kapelle in ihrem Palast aussuchten. E quindi non è un caso che i Medici abbiano scelto proprio questo tema per la loro cappella nel Palazzo dei Medici. Die Wirkung muss ungeheuer gewesen sein, da als sich das Bild dort noch befand, die Kapelle ohne Fenster war. La cappella in cui si trova questo dipinto era priva di finestre. Und nur durch die Kerzen des Altars beleuchtet. Das Bild nur durch die Kerzen des Altars beleuchtet wurde.
e quindi questo dipinto veniva illuminato esclusivamente dalla luce delle candele dell'altare, dai ceri. Also ein weiteres schönes Beispiel, wie ein Bild durch die Gestaltung der Landschaft in ganz besonders intensivem Maße die Seele des Betrachters ansprechen kann. E anche questo dipinto chiaramente un impressionante esempio di come la rappresentazione del paesaggio nell'immagine sia un appello, una provocazione all'animo e allo sguardo dello spettatore. Wir machen einen großen Sprung wieder zurück in die Niederlande, nach Holland. Facciamo di nuovo un salto indietro, di nuovo in Olanda. Wir sehen ein Bild von Jakob van Roysdael. Qui vediamo un dipinto di Jakob van Roysdael. Das einen Wasserfall zeigt. Che rappresenta una cascata. Umgeben von hohen Bergen und abermals durch dunklen Bäumen. Circondata da alte montagne, ma anche da alberi scuri. Es ist ein Bild aus der Mitte des 17. Jahrhunderts und es lässt sich kein größerer Gegensatz denken etwa zu der Malerei eines Poussin oder Domenichino. E si tratta di un dipinto del XVII secolo e possiamo fare un paragone con le immagini di Poussin e del Domenichino. Dies muss selbst für die Holländer ein exotischer Anblick gewesen sein. Per gli olandesi stessi questo paesaggio rappresenta un paesaggio o una veduta esotica quasi. Das Bild orientiert sich an norwegischen Landschaftsdetails. Perché questo paesaggio si orienta ai dettagli della paesaggistica norvegese. Die übrigens ein Kollege von van Roysdael nach Holland gebracht hat. Che un collega di van Roysdael aveva importato in Olanda. Das Bild ist also nicht vor der Natur entstanden, sondern angeregt und geprägt durch andere Kunst. E quindi non è, diciamo, un paesaggio che scaturisce dalla natura stessa, ma è un paesaggio influenzato e caratterizzato da un altro tipo di arte. Sprechen wir von der Kunst des 17. Jahrhunderts, dann muss man sich klar machen, dass der Zauber der Affekte eine ganz zentrale Rolle spielt. Parlando dell'arte del XVII secolo, chiaramente c'è un altro approccio, nel senso che si parla del suscitare un effetto più che altro. Affetto. Il affetto. Gut. Etwa wenn wir Figuren darstellen, vielleicht als berühmtes Beispiel, das Sie alle kennen, die heilige Teresa von Bernini, die geradezu ein Musterbeispiel einer solchen Affektgestaltung. Ad esempio possiamo pensare a un esempio che voi sicuramente conoscete, la Santa Teresa del Bernini, che è proprio anch'essa volta a suscitare questo affetto. Roysdael überträgt die Idee des Affektes auf etwas, wo man es gar nicht glauben möchte, nämlich auf die Landschaft. Però Roysdael, contrariamente a questo esempio, porta l'affetto in qualcosa in cui non si deve necessariamente credere, quindi nel paesaggio. Insofern könnten wir dieses Gemälde als Inbegriff eines barocken Landschaftsbildes begreifen. E si può interpretare questo paesaggio in chiave barocca. Gleichzeitig zeigt es das Walten der Natur in der Zeit. In questo esempio vediamo anche la potenza della natura nel tempo. Und das Verändern der Natur im Laufe der Zeit. E il cambiamento della natura nel corso del tempo. Das kann man sich besonders klar machen an dem Geschehen im Vordergrund, wo der reißende Wasserfall diesen Baum bedrängt und diese Felsen sprengt. E possiamo vedere questo chiaramente nella parte bassa dell'immagine, in cui l'acqua assale, diciamo, la natura, quindi si getta sulla vegetazione e anche sulle rocce. Hiermit wird Roysdael zwei Jahrhunderte später zum Vorbild der romantischen Malerei. Roysdael due secoli dopo viene preso riferimento anche nella pittura romantica. Dies ist ein Bild des Schweizer Malers Alexandre Calan. Questo è un dipinto dell'artista svizzero Alexandre Calan. Der das Erhabene, das Sublime der Alpenwelt immer wieder in seinen Bildern eingefangen hat. Che richiama sempre il paesaggio alpino nelle sue opere. Angeregt aber, oder man kann fast sagen, legitimiert ist er zu diesem wirklich durch die Vorbilder des 17. Jahrhunderts.
e questo è, diciamo, influenzato e legittimato dall'esempio della pittura del XVII secolo. Diese Vorstellung des Erhabenen und des Schrecklichen ist etwas, was zur Romantik unbedingt dazugehört. Es ist eher die von Mario Prats beschriebene schwarze Romantik, die uns hier begegnet. E questa sensazione dello spaventoso, del terribile, viene è molto legato al concetto della pittura romantica, che viene anche ripreso poi da Mario Prats. Und Calame, der in Genf lebte, hat Arnold Böcklin unmittelbar inspiriert. E Calame, che aveva vissuto a Genova, chiaramente rappresenta un'ispirazione anche per Arnold Böcklin. Hier die Wettertannen von Arnold Böcklin, in deren Mitte sich übrigens ein Hünengrab, das Grab eines urgeschichtlichen Riesen befindet. E qui vediamo la rappresentazione degli abeti con una tomba di un gigante leggendario. Und Arnold Böcklin greift das Motiv in veränderter Form in seiner berühmtesten Komposition auf, in der Toteninsel, hier die Basler Fassung. E sempre Arnold Böcklin riprende poi questo concetto elaborandolo ulteriormente nella sua opera L'isola morta di Basilea. Und wir begreifen, dass diese Insel keine wirklich existierende Insel sein kann. E vediamo che quest'isola non rappresenta un'isola che possa esistere veramente. Man hat überall an der italienischen Küste gesucht, ob es dort eine solche Insel gibt. Si è cercato di vedere se sulla costa italiana ci fosse un'isola che somigliasse a questa rappresentata. Es ist eine rein künstlerische Erfindung unter Verwendung von seit Jahrhunderten erprobten Motiven. Ma si tratta di una mera invenzione pittorica che si avvale dei segni e dei motivi della storia dell'arte precedente. Und auf diese Weise ist es romantisches Schreckensmotiv und Sehnsuchtsmotiv zugleich. E anche qui ritroviamo il motivo romantico del terrore, dello spavento e della Sehnsucht, appunto, di questa nostalgia tipica del romanticismo. Und so sehr Böcklin hier die Tradition der abendländischen Malerei aufgreift, genauso weist er auch in die Zukunft mit seinem Bild. In questo esempio vediamo come sia ripresa sia la tradizione pittorica precedente, come ci sia un rilanciare verso il futuro. Denn das Bild ist Anreger für diese Komposition von Max Ernst. Perché questa immagine è stata poi di stimolo per questa composizione di Max Ernst. Das Bild heißt Der große Wald. Il titolo di questa immagine è Il grande bosco. Das Bild übersetzt Böcklin in eine abstrakte Komposition und behält doch den Zauber des Vorbildes in allem bei. Si tratta di una composizione per lo più astratta che però mantiene il fascino e la suggestione delle opere precedenti. Und damit sind wir fast bei der Zeitgenossenschaft angekommen und ich darf das Mikrofon an meine Nachfolger weiterreichen. E quindi, siccome siamo arrivati più o meno all'epoca moderna, contemporanea, sono onorato di poter passare la parola ai prossimi relatori. Grazie al professor Lindemann perché è stata una panoramica veramente di grande
fascino. E io farò l'operazione contraria, cioè partendo dallo spunto offertoci da Flavio De Marco con questo luogo, non luogo, che si chiama Stella e al quale accennerò brevemente, farò un percorso invece a ritroso partendo dall'oggi e arrivando un pochino indietro nel tempo per inseguire il concetto di paesaggio da un punto di vista di relazione tra arte figurativa e letteratura, con uno sguardo anche sull'estetica. Stella, come sapete, è una somma dei paesaggi che Flavio De Marco ha collocato in una sorta di isola fantastica a forma di stella, come una città ideale nella quale si può trovare qualunque tipo di immagine paesaggistica. Prendendo un po' lo spunto dagli autori che vengono menzionati, evocati o citati, io vi propongo un'analisi del perché la nozione di paesaggio è apparsa e scomparsa a tratti nella storia dell'arte. Flavio ritorna su questo tema nel momento in cui il paesaggio torna a essere al centro dell'attenzione. Questo avviene all'inizio del XXI secolo, in un momento nel quale si torna forse sull'onda di quel movimento che noi conosciamo come cultural studies, a pensare anche fenomeni naturali in una prospettiva culturale, quindi di storicizzazione, di riferimento a un certo momento del tempo e dello spazio, e poi anche dal punto di vista del linguaggio giuridico, delle convenzioni, dei testi di protezione e tutela del patrimonio culturale, il termine paesaggio ricompare dopo quasi tre decenni di eclissi completa. Dagli anni 70, infatti, il paesaggio era stato sostituito dall'ambiente come concetto. Come è avvenuto questo fenomeno? Paolo D'Angeli, studioso di estetica, che si è occupato un po' della questione di come l'ambiente abbia nascosto in se stesso il paesaggio, lo ha anche spiegato dal punto di vista della perdita di interesse che per un certo periodo ha avuto proprio l'estetica della natura, no? Qualcuno dice che dopo Kant non c'è stata una vera estetica della natura nell'Occidente, ma probabilmente è la connotazione sentimentale che in qualche modo il paesaggio si portava dietro come nozione, ed è anche sopravvento dell'aspetto etico, legato per esempio alle varie estetiche ecologiste. Quindi il termine ambiente sembra più ampio, culturalmente più evoluto, e anche l'arte si occupa di intervenire nella natura in modo diretto. Qui vediamo un'opera molto nota di Christou, che quindi, insomma, a proposito di isole, interviene direttamente sul dato naturale. Beh, questa è un'altra isola in qualche modo, reale, no? E il problema del paesaggio anche nell'arte povera italiana, come vediamo in quest'opera famosa di Giuseppe Penone che si trova a Rotterdam, diventa una prospettiva di coinvolgimento diretto. In qualche modo il paesaggio era una rappresentazione che collocava l'uomo e l'artista al di fuori della natura, e invece in una dinamica come questa l'intervento è diretto. Come è avvenuto questo stacco? Come è avvenuta la perdita del paesaggio? Diciamo che un po' secondo questo moto sinusoidale che caratterizza la fortuna del concetto,
l'eclissi segue un momento invece di grande successo, perché negli anni 60 il paesaggio diventa un argomento di grande importanza. Ogni tanto, come vedete, riappaiono le opere di Flavio De Marco che ci introducono al passaggio dei nostri capitoli. Che cosa succede all'inizio degli anni 60? Innanzitutto, data al 1962, un celebre corso universitario di Ritter, Joachim Ritter, proprio dedicato al paesaggio. Ritter sostanzialmente dice che l'analisi del paesaggio e l'estetizzazione della natura attraverso il paesaggio è l'ultima sponda della metafisica, cioè dal momento in cui la filosofia deve lasciare queste alte sfere è il rapporto con la natura che lo restituisce attraverso l'estetica. Quindi in qualche modo l'uomo e l'artista restituiscono la natura sotto forma di paesaggio in una modalità estetica. Il testo di Ritter inizia con un riferimento alla famosa salita di Francesco Petrarca al Monte Ventoso. È il primo approccio estetico al paesaggio, a suo giudizio. È comunque un brano bellissimo, molto noto, nel quale il poeta si rende conto per un attimo di aver perso la visione soprannaturale, quindi guarda il paesaggio in una forma che non è quella di riportarlo al suo creatore, cosa che poi invece avviene alla fine del racconto. Però è un approccio dinamico alla natura, come lo è quello che chiude testo di Ritter, ed è la passeggiata di Schiller. Quindi anche Schiller scopre il paesaggio camminandoci dentro, e c'è poi una campionatura di tutti gli elementi del paesaggio, le rocce, i ruscelli, il bosco. In questi stessi anni Merleau-Ponty, nel suo Occhio e lo spirito, scrive un testo molto bello che riguarda la visione in movimento. Dice cioè che nostro vedere coincide con il nostro guardare, e se non ci muoviamo noi non siamo in grado di vedere. La geografia del nostro paesaggio interiore è la stessa dei nostri progetti motori, sono due mappe che coincidono. La cosa è tanto più importante perché sono anni in cui si comincia a cogliere il senso del paesaggio visto dal treno, dall'automobile. Vi sto facendo vedere il grande frammento di paesaggio italiano di Mario Schifano, che fa parte appunto delle collezioni della Galleria Nazionale d'Arte Moderna, un dono di Luigi De Concilis, e questo grande frammento è una delle modalità di visione attraverso il finestrino, no? È un pezzo importante, anche perché siamo in questi stessi anni, siamo sempre all'inizio degli anni 60. Questo è un paesaggio anemico di Schifano, quindi anche questa idea del colore che si perde nella velocità. Tanto per diciamo, vedere che cos'è stato il paesaggio nell'arte europea del settimo decennio, ecco un paesaggio italiano di Gerhard Richter, un paesaggio nel quale il problema della messa a fuoco, della sfocatura della visione acquista una straordinaria rilevanza. E questa invece è la Corsica, sempre a proposito di isole, è la Corsica di Gerhard Richter. Quindi in questo momento c'è proprio una svolta, cioè siamo alle soglie di una versione della pittura di paesaggio che coincide con ciò che è successo nel XX secolo. Fino
ad allora il più travolgente nelle modifiche apportate al paesaggio. Questo invece è Giorgio Morandi in uno dei suoi ultimissimi quadri, questo paesaggio che si trova al Museo Morandi, ha ormai tradotto in pura composizione, in pura materia, qualunque riferimento reale. È qui che si invera quanto Morandi diceva, che nulla è più astratto del reale. Ed è soprattutto anche questa costruzione per masse che ci mostra come alla fine i paesaggi di Morandi sono paesaggi quasi come le sue nature morte, invece sembrerebbero delle vedute urbane, no? C'è questa forte composizione, questa forte componente architettonica. Tutto avviene nel giro di pochi anni, che abbiamo visto tutte opere che vanno dal 62 al 67. E in questo modo c'era stata una rinascita del paesaggio invece dopo un altro momento di eclissi. Se noi torniamo invece all'inizio del secolo e cerchiamo di capire che cosa era successo del paesaggio nelle avanguardie, beh, c'erano stati dei momenti di ripresa, però come accade un po' ai generi pittorici nella storia dell'arte europea, ci sono secoli che preferiscono il paesaggio, altri che invece, cioè, quelli che amano il paesaggio non amano la natura morta e viceversa. Il primo novecento aveva molto più interesse per le nature morte, se vogliamo, però nell'ultima fase del futurismo, quella dell'aeropittura, che si colloca più o meno negli anni 30, abbiamo invece la scoperta del paesaggio aereo, che mai c'era stato, e questi pittori piloti lavorano proprio al limite tra la cartografia e la visione paesistica. Questa è Benedetta K. Marinetti, questa è l'isola d'Elba, appunto, perché naturalmente cerchiamo di puntare l'occhio soprattutto sulle isole. Ecco, diciamo, uno dei più interessati al paesaggio era stato Matisse, perché Matisse è tra i personaggi centrali dell'avanguardia europea, quello che i generi li ha salvaguardati tutti, se ci pensate, il paesaggio, il ritratto, la natura morta, quindi la sopravvivenza dei generi si lega anche alla sua figura. Però i fauve sono una delle aree di presidio del paesaggio nell'avanguardia, perché il paesaggio è invece la parte della pittura che più tende a trasformarsi in una composizione astratta, no? In questa fase naturalmente ci sono invece artisti che ritornano al paesaggio nelle ultime fasi della loro vita, come Gustav Klimt. Guardando un'opera del genere, che poi ha anche importanza sempre nella nostra isola, no? Riemergono dei tratti klimtiani, più che il senso decorativo che è stato molto spesso evocato a proposito di questo grande artista, ci colpisce forse il riferimento ad alcuni poeti di quegli anni, per esempio a Rilke, che scrive della complessità, no? Dello sviluppo della pittura di paesaggio in un senso in cui diventa un modo di modellare il mondo. Il paesaggio si sviluppa trasformando il mondo e il paesaggio e corrisponde a una certa evoluzione dei rapporti tra esseri umani e natura, che li inserisce tutti in una medesima situazione di causalità. Uomini, piante, animali si stanno trasformando in cose dal punto di vista della relazione reciproca. Ed è molto bello questo brano di Rilke, nel quale lui poi parla anche di quanto è solo l'essere umano in mezzo a una vita diversa dalla sua. Cioè, come con un cadavere non si è così soli come di fronte a una foresta nella quale siamo soli. Ancora un'apparizione di Flavio De Marco, che io intervallo per creare un effetto di sorpresa.
Questo invece è uno studio preparatorio della Dimanche à la Grande Jatte di Seurat che Flavio inserisce proprio come un elemento che fa da sparticapitolo, insomma, come una copertina tra un brano e l'altro di questa Guida di Stella, che è il libro che ispira il nostro incontro di oggi. Chiaramente nella evoluzione della visione prodotta da Seurat c'è questo ritorno di una diciamo stabilità classica di una costruzione che crea questa straordinaria sensazione di solido e di liquido, cioè in Seurat la cosa straordinaria è che tutto sembra dissolto ma tutto è molto strutturale, e poi diciamo nel momento in cui questo paesaggio comincia a popolarsi di figure, come nella versione definitiva di Dimanche à la Grande Jatte, come vedrete, ci sono poi tutta una serie di personaggi, dall'uomo col cilindro alla donna con l'ombrello, che costruiscono diciamo tutta una serie di forme quasi colonnari di fronte a questo paesaggio di straordinaria luminosità. E quanto diciamo è una sensazione di solidità ce la dà anche questo paesaggio di Gauguin, che però non ha la volumetria, che nonostante la sua smaterializzazione aveva aveva lo studio di Seurat del Whitney che abbiamo appena visto. Ciò che succede in questo momento anche a livello di estetica è una grande attenzione al tema della rappresentazione, e quindi a questa idea che il paesaggio possa costituire un modo di soggettivizzare il rapporto con la natura. Il XIX secolo, che in un'opera di questo genere sta ormai arrivando al suo tramonto, è stato il primo grande secolo di modifica del territorio. Prima parlavamo delle autostrade, ma per l'Ottocento dovremmo parlare delle ferrovie, di questa rete, no, che travolge il paesaggio e che poi giustifica anche certe diciamo linee esotiche di riscoperta come quella di Gauguin. Ma se invece andiamo nel giardino di Monet a Giverny, troviamo un po' la realizzazione di quello che in questo periodo scrivono Oscar Wilde e Marcel Proust. Wilde, in un brano citato anche più recentemente da uno degli studiosi dell'estetica del paesaggio, Alain Roget, dice: ma questa luce bianca che c'è in Francia con le sue chiazze lilla e le sue ombre viola, noi oggi perché la vediamo? Perché non è la dipinta. E Proust, in un brano che forse ricorderete della Recherche, il narratore prussiano, parlando con Albertino, gli dice: ecco, vedi, girando per Parigi, queste carrozze sono di Renoir, queste donne sono di Renoir, questa foresta nella quale vorremmo camminare è qualche cosa che non ci sembrava neanche una foresta la prima volta che l'abbiamo vista in questi quadri. Questi pittori lavorano come degli oculisti, riformulano l'occhio, sono degli oculisti, quindi l'oculista vi sottopone a un'operazione agli occhi, no? Adesso momento di attualità per la nostra amica Adriana Santero. Ma la novità in che cosa consiste? L'operazione non è leggera, ma dopo che spettacolo, no? Dopo interviene un nuovo modo di vedere. Il mondo, dice Wilde, non è creato una volta sola, ma tutte le volte che un artista di genio lo ripresenta.